Grazie. È una mattinata un po' speciale, è un onore essere qui, siete tantissimi e questo, come dire, significa qualcosa al di là dell'affetto che evidentemente, della sintonia che provate per gli uomini politici che sono seduti qua, significa qualcosa dal punto di vista dello stato di salute del paese, intendo dire, no? Perché poi non tutto è perduto, ogni volta che io ricevo moltissime lettere, moltissime mail, moltissime telefonate di cittadini che dicono non c'è più niente da fare, invece no, c'è moltissimo da fare, ciascuno per la sua parte, quindi sono felice di essere qui a moderare questo incontro di cui parliamo da molto tempo. Questo è un lavoro che è cresciuto, come dire, si è realizzato velocemente ma è cresciuto lentamente in una specie di, come una specie di esigenza. E cade in un momento in cui è proprio assolutamente opportuno discutere apertamente, senza ipocrisia, del tema che dà il titolo a questo libro, Giustizia e Potere. Io, se voi siete d'accordo, naturalmente conosco molto bene Luigi De Magistris, che è ci onora della sua collaborazione nella Nuova Unità e che in queste settimane è impegnato in un lavoro per me particolarmente importante, che è quello che abbiamo chiamato Processo Breve, Memoria Lunga. E nel momento in cui si va alla discussione sul processo breve, rinfrescare la memoria e ricordare quali sono stati tutti i processi in cui è stato coinvolto il Presidente del Consiglio e come ogni volta la legislazione italiana è cambiata in funzione della sua immunità. Questo è un lavoro che De Magistris sta facendo con noi, un lavoro, come dire, di inchiesta molto importante, e d'altra parte la cronaca ci tiene impegnati ogni giorno, quasi ogni giorno ci ha tenuto impegnati sulle vicende pugliesi che hanno visto Nichi protagonista della bella vittoria alle primarie e che però ci parla ogni giorno, anche ieri ancora di nuovo, sembra che la Puglia sia diventata improvvisamente, come dire, no, il baricentro di tutti gli intrighi e di tutte le opacità, le zone d'ombra, per cui già tenersene fuori è un miracolo. Allora io comincerei a parlare anche con Sergio Nazzaro, che ha fatto la lunga intervista a De Magistris in tempi molto recenti, quindi tutti i temi sono temi di attualità, si parla anche del caso del Lazio, eccetera. Comincerei, intanto ti darei la parola per chiederti come si è svolta questa intervista, ma poi, se consenti, anziché parlare del libro, io comincerei a parlare del tema del libro e quindi chiederei a Luigi e a Nichi che cosa significa giustizia e potere e come si declina la loro esperienza. Buongiorno, sarò conciso. La mia esperienza, sia come giornalista che come scrittore, lo ripeto, probabilmente Luigi già lo sa e sente soltanto una ripetizione, è stata una grande libertà, la possibilità per, virgolette, un nome non affermato, chi non è all'interno di determinate strutture giornalistiche editoriali, e qui il mio ringraziamento è pubblico verso Editori Riuniti, che mi ha scelto sulla base dei miei lavori precedenti, dei miei libri precedenti, dei miei scritti precedenti, che non hanno né padroni né editori che mi pagano lo stipendio. E quindi è veramente interessante da ribadire, perché se si vuole cambiare la società bisogna cambiarla anche nella comunicazione. Il mio ringraziamento personale a Luigi De Magistris, e non torno a ripetere perché bisogna essere schietti e onesti, è che lui non ha posto un veto sulla mia persona. Cioè, è funzionato molto semplicemente. Alessio Aringoli chiama Luigi De Magistris e dice: vogliamo fare un libro intervista, ci sono dei nomi, io avrei questo nome, Sergio Nazzaro. Luigi De Magistris risponde: non lo conosco bene, abbiamo fatto un viaggio insieme, ma per me va bene perché è giovane, non ci conosciamo bene, ma le domande e le risposte saranno più sincere. E questo è un punto fondamentale, perché pone una grande differenza, significa che le persone possono domandare e chi poi è preposto al comando risponde, semplicemente. Non è organizzato, non è imbellettato, non è infiocchettato, è semplicemente sincero, con tutti i suoi errori. E come scrivo alla fine, nella nota dell'autore,
Io sono dalla parte dell'elettore, ho cercato di porre le domande non di chi vota solo Luigi De Magistris, dei suoi amici, ma degli avversari politici, ricordandomi però il rispetto per il lettore, perché il lettore paga il libro e solitamente poi quando si è chiamati davanti alla giustizia i lettori vanno, politici, amici o avversari di Luigi De Magistris evitano di presentarsi. Detto questo, il libro, e mi avvio anche alla conclusione, non era soltanto un domandarsi e rispondere su ciò che è stato. Abbiamo messo giù un'ipotesi importante perché mi diverte pensare che il mondo possa essere altro, e quindi mi sono immaginato Luigi De Magistris primo ministro, perché no? Se un signore, in questo caso Silvio Berlusconi, che è un imprenditore, diventa primo ministro, perché un magistrato non può diventare primo ministro? La domanda nasce anche dal fatto che mi chiedevo, ma Luigi De Magistris sta ritagliando un posto al sole, ha un'idea politica complessa, articola i pensieri, e di man mano è stato quasi una sorta di gioco, ma questa è la libertà del giornalismo, di avere delle idee in movimento, non perché siamo più intelligenti, perché io credo che tutti quanti siamo curiosi e abbiamo spaziato dal Ministero degli Interni a quello degli Esteri, alla Difesa, alla Sanità, e trovavo di fronte una persona che articolava pensieri piuttosto che politici, che lo sono anche, molto forti, ma da persona che ha vissuto il reale, perché oggi il distacco profondo dal mio punto di vista è di chi fa politica non calato nel reale, cioè c'è gente che non prende neanche l'autobus, tanto per capirsi, quindi parlare di problematiche dei trasporti non sa neanche dove abita, perché l'autobus in ritardo nella loro vita non esiste più. Ma il libro non vuole essere un passato, un presente, ma anche una visione del futuro. Parlando del contenuto del libro, giustizia e potere, che cosa sarà dopo? Non si può essere bravi come gli economisti a dire oggi quello che è successo ieri. Bisogna interpretare il passato, arricchirsi nel presente, ma soprattutto prospettarsi nel futuro. E abbiamo provato a farlo in questo libro.